Amici ed amiche, salve dal vostro romanino romano. Diciamo che questa sera ho superato brillantemente, non grazie a me ovviamente, poi vi spiego, un'altra prova brutta. Una prova però che dimostra chiaramente che le cose che sto facendo stanno effettivamente nuocendo agli imbroglioni. Voi sapete che mi hanno fatto disattivare qualche account. Io ho scritto a Facebook dicendo che era ingiusto quello che era stato fatto e già tre di questi account disattivati sono ritornati attivi. Adesso sto aspettando per altri due, anche se poi alla fine non mi interessa più di tanto perché ne ho aperti altri due, uno sta andando avanti in forma brillante, quindi non mi hanno assolutamente fatto nulla. Questa sera mi ero collegato e a un certo punto cade la connessione. Vicino a me c'era un mio amico di cui io non conoscevo, avesse certe abilità, che quando mi notò triste perché non riuscivo più a connettermi si mise alla tastiera, fece una scansione con un programma suo e mi disse: Romanino, sei stato attaccato da un cavallo di Troia, che è un virus, mi spiegava, molto negativo, che addirittura se non bloccato tocca direttamente tutta quanta la memoria della disk e la fa saltare. È andato a casa, che è qui vicino, ha preso un computer e un altro aggeggetto che poi ho scoperto essere un potentissimo hard disk esterno. Ha travasato su questo hard disk esterno tutto il contenuto del mio computer che fino a quel momento stavo usando, mettendomi nella disponibilità il suo. È un computer bellissimo perché ha la tastiera tutta con i tasti illuminati, o mai potrò avere un computer del genere, un Asus stupendo. Ecco, ovviamente mi ha detto: non ti preoccupare Romanino, adesso abbiamo salvato tutte quante le tue tracce, domani ti riporto il tuo perché lo formatterò e toglierò quello che di negativo ti hanno mandato. Ovviamente io non ho nemici, escluso che quelli che sto giustamente attaccando, che essendo imbroglioni è giusto che uno come me, ce ne vorrebbero tanti altri ovviamente, compia questo tipo di azione. Sono esseri inutili, sono soltanto dei parassiti, degli imbroglioni. Io non posso direttamente puntare il dito perché non ne ho prove e non sono abituato a puntare il dito su una persona non avendo delle certezze. Chiaramente i riferimenti ci sono tutti, se sto attaccando gli evangelici e i pentecostali che chiedono sotto minaccia, così come fanno i camorristi, la decima ai propri fedeli, e sto dicendo a questi ingenui, a questi fratelli e sorelle ingenue che stanno facendo male a pagare la decima, presumo che la fonte degli attacchi sia proprio questa, anche perché i risultati ci sono tantissimi, lo denoto dalle telefonate e dalla stizza che questi personaggi usano. La mia non è cattiveria. Qualcuno dice: va bene, ma Romanino, non ti preoccupare, o scrivono, specialmente i più imbroglioni, e in modo particolare su Facebook, perché è qui che nascono i maggiori confronti ed è Facebook il luogo dove taluni amano pescare ingenui da portare nelle loro trappole. E quindi scrivono che presto, prima o poi, sarà Dio che punirà chi sta sbagliando, la vendetta di Dio è una vendetta importante, l'uomo non può giudicare perché deve lasciar fare a Dio. Dio farà la sua grossa parte, perché sicuramente eliminerà questi impostori che, già ve l'ho detto un'altra volta, puzzano di zizzania. Chiedere la decima o portare avanti altre eresie che non hanno alcun senso per quanto riguarda la condotta del giusto cristiano è soltanto da esseri abietti, da esseri schifosi, proprio da veri parassiti, imbroglioni e truffatori. Non vi ritorno a spiegare perché non bisogna pagare la decima, mi sembra di aver prodotto sufficienti materiali. Però vi sto allertando e vi voglio allertare anche in questo caso. Tenetevi lontani
da chi vi dice: stai tranquillo, un giorno arriverà la punizione di Dio e farà il suo dovere, perché Dio sa come. Ditegli che lo sappiamo, ne siamo al corrente. Però Dio vuole che anche noi si faccia la sua parte, se no, ecco, diventiamo un mondo di stupidotti. E per fare la nostra parte, Dio ci ha dato una grossa responsabilità, che io adesso vi andrò a adesso vi faccio l'esatta documentazione. Quindi, state attenti. In modo particolare, le piattaforme dei social network sono quei luoghi dove oggi gli imbroglioni sono maggiormente presenti, perché hanno lo scopo, attraverso slogan, attraverso versetti più o meno interessanti, che vengono estrapolati dal contesto e pubblicati su Facebook, hanno un solo scopo: quello di attirare la vostra attenzione per far mettere il vostro mi piace. Questo mettere mi piace sopra a questi link serve ad acquisire i vostri dati. Acquisendo i vostri dati, poi successivamente vi contatteranno, inizierà un rapporto di amicizia virtuale, fino al punto che vi diranno: beh, perché questa domenica non vieni da me, ti porto nella mia chiesa dove ti faccio vedere come pratichiamo il culto al Dio, eccetera eccetera eccetera. Questo sistema sta iniziando una trappola infernale. Quando voi andrete dietro a questa gente, poi la situazione potrà forse anche piacervi, consoliderete delle amicizie, farete degli incontri nuovi e quindi cominciate a frequentare questi centri, fino al punto che quando vi hanno ben imbambolati, inizierà la pratica della raccolta della decima, della raccolta delle offerte, che è il solo unico obiettivo di questa gentaglia. State attenti, cioè dire, se io riesco a portarne fuori da questi circuiti infernali 10 al giorno, ma poi ce ne cadono 30, e beh, visto che non vedo molte altre persone che come me agiscono in questo senso onesto, e beh, diventa un po' come togliere con un secchiello bucata l'acqua del mare e portarla da un'altra parte. Quindi tenete gli occhi aperti. Io lo so, molti di voi sono gravati da particolari situazioni vi portano nella condizione di cadere nella trappola. Se sei ammalato, se sei sofferente e un cialtrone ti dice: vieni, perché io conosco, io so il luogo dove si possono sanare le tue ferite, è chiaro che tu in perfettissima buona fede cadi nella trappola, perché devi risolvere il tuo problema, qualsiasi esso sia, dal più importante dalla malattia del tumore alla cosa più stupida che può essere, che so io, la voglia di toglierti il vizio di fumare. Quindi cadi in queste trappole, ripeto, infernali. Stane fuori, perché lo scopo di questa gente è quello di tirarti nei loro circuiti per vivere da parassiti alle tue spalle. Di Dio a questa gente gliene frega assolutamente nulla, per gabbarti, ottenendo da te il favore delle tue offerte e delle tue decime. Quindi Dio farà un giorno la sua parte, e sarà una parte molto dura, molto severa, però noi oggi dobbiamo fare la nostra. Quindi non dobbiamo soltanto aspettare Dio, perché se aspettiamo Dio, i truffatori, che non credono in Dio, continuano la loro strada, e allora non serve a nulla. Si diventa inconsapevolmente poi complice di questa gentaglia, e questo è grave, è gravissimo. Vediamo, perché Dio ci dice che noi oggi dobbiamo in qualche modo attivarci. E lo leggiamo in Ezechiele 33. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, parla ai figli del tuo popolo e di loro: se mando la spada contro un paese e il popolo di quella terra prende un uomo del suo territorio e lo pone quale sentinella, e questa, vedendo sopraggiungere la spada sul paese, suona la tromba e dà l'allarme al popolo, se colui che ben sente il suono della tromba non ci bada e la spada giunge e lo sorprende, egli dovrà a se stesso la propria rovina. Ci siamo? Ezechiele 33. Quindi si pone
una persona con un compito ben preciso, quello di essere sentinella. La sentinella, quando vede arrivare un pericolo, deve suonare la tromba. Se suona la tromba e ti fa capire, stai attento, il pericolo è in agguato, e tu non ascolti questo avvertimento e vieni sopraggiunto dal pericolo, la colpa è soltanto la tua, di nessun altro. Vi sto leggendo la Bibbia, ragazzi. Aveva udito il suono della tromba, ma non ci ha badato, sarà responsabile della sua rovina. Se ci avesse badato, si sarebbe salvato. Se invece la sentinella vede giungere la spada e non suona la tromba, e il popolo non è avvertito e la spada giunge e sorprende qualcuno, questi sarà soppreso per la sua iniquità. Ma della sua morte domanderò conto alla sentinella. Quindi, la sentinella ha un ruolo preciso, che è quello di allertare. Se la sentinella suona e ti allerta e tu non ti poni nella condizione di difesa e ti fai colpire dall'aggressore, la sentinella ha fatto il suo dovere, tu da sciocco sei caduto nella trappola e ti sei fatto sopraffare. Se la sentinella vede arrivare il pericolo e non suona, cagionando ad altri quello che è la colpa della sua disattenzione, la sentinella verrà messa a morte. O figlio dell'uomo, io ti ho stabilito sentinella per gli israeliti. Ascolterai una parola dalla mia bocca e tu li avvertirai da parte mia. Se io dico all'empio, empio, tu morrai, e tu non parli per distogliere l'empio dalla sua condotta, egli, l'empio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte chiederò conto a te. Chiaro? Io mi permetto di spiegarvelo, non c'è bisogno, è scritto in italiano e si comprende benissimo, e come dico sempre, non bisogna essere dei premi Nobel per capire la concettualizzazione di quello che la Bibbia ci vuole dire. Ma se tu avrai ammonito l'empio della sua condotta perché si converta ed egli non si converte, egli morirà per la sua iniquità. Tu invece sarai salvo. Tu figlio dell'uomo, annunzia agli israeliti. Voi dite, i nostri delitti e i nostri peccati sono sopra di noi e in essi noi ci consumiamo. In che modo potremmo vivere di loro? Come è vero che io vivo, oracolo del Signore di Dio, io non godo della morte dell'empio, ma che l'empio desista della sua condotta e viva. Quindi a Dio non piace quando l'empio, che io chiamo con termini più modesti o più prosaici, malfattore, truffatore, imbroglione o parassita, se tu avverti costui e costui non vuole cambiare condotta perché ci prova gusto nella sua posizione, se non desiste, quest'uomo è finito, se la vedrà con Dio. Ma io ho fatto la mia parte, io ho avvisato sia l'empio, sia chi sta seguendo nella e sulla cattiva strada l'empio stesso. Convertitevi dalla vostra condotta perversa, perché volete perire, o israeliti? Figlio dell'uomo, di ancora ai figli del tuo popolo, la giustizia del giusto non lo salva se pecca, e l'empio non cade per la sua iniquità se desiste dall'iniquità, come il giusto non potrà vivere per la sua giustizia se pecca. Se io dico al giusto vivrai, ed egli, confidando sulla sua giustizia, commette l'iniquità, nessuna delle sue azioni buone sarà più ricordata e morirà nella malvagità che egli ha commesso. Se dico all'empio morirai, ed egli desiste dalla sua iniquità e compie ciò che è retto e giusto, rende il pegno, restituisce ciò che ha rubato, osserva le leggi della vita senza commettere il male, egli vivrà e non morirà. Nessuno dei peccati che ha commessi sarà più ricordato, ed egli ha praticato ciò che è retto e giusto e certamente vivrà. Vedete quanto è importante leggere e assimilare quelle che sono le procedure relativamente al nostro comportamento dateci dalla spiegazione biblica. Posso sbagliare, ci mancherebbe altro, talvolta si sbaglia in perfetta buona fede,
Ma quando qualcuno ti dice stai sbagliando e te lo dimostra in modo fattivo e quindi ti fa chiaramente capire, senza giri di parole, ma in modo schietto, che stai compiendo un errore, e pagare la decima è un gravissimo errore in questa nostra contestualizzazione, se io tento di correggere e questo continua, persevera, e allora è finito, ma sarà finito anche e sarà giudicato a morte anche chi segue l'empio, perché ripeto, nella legge degli uomini, nella legge di Dio, chi fa quello che fa gli altri in modo sbagliato, se ne rende complice. Eppure i figli del tuo popolo vanno dicendo il modo di agire del Signore non è retto, e invece il loro modo di agire che non è retto. Se il giusto desiste dalla giustizia e fa il male, per questo certo morirà. Se l'empio desiste dall'impietà e compie ciò che è retto e giusto, per questo vivrà. Voi andate dicendo, non è retto il modo di agire del Signore. Giudicherò ciascuno di voi secondo il suo modo di agire, israeliti. I cinque del decimo mese dell'anno decimo secondo della nostra deportazione arrivò da me un fuggiasco da Gerusalemme per dirmi la città è presa. La sera prima dell'arrivo del fuggiasco, la mano del Signore fu su di me al mattino, quando il fuggiasco giunse, il Signore mi aprì la bocca. La mia bocca dunque si aprì e io non fui più muto. Mi fu rivolta questa parola del Signore, figlio dell'uomo. Gli abitanti di quelle rovine nel paese di Israele vanno dicendo Abramo era uno solo ed ebbe in possesso il paese e noi siamo molti. A noi dunque è stato dato in possesso il paese. Perciò dirai loro, così dice il Signore Dio, voi mangiate la carne con il sangue, sollevate gli occhi ai vostri idoli, versate il sangue e vorreste avere in possesso il paese? Voi vi appoggiate sulle vostre spade, compite cose nefande, ognuno di voi disonora la donna del suo prossimo e vorreste avere in possesso il paese? Annuncerai loro dicendo, dice il Signore Dio, come è vero che io vivo, quelli che stanno fra le rovine periranno di spada. Darò in pasto alle belve quelli che sono per la campagna e quelli che sono nelle fortezze e dentro le caverne moriranno di peste. Ridurrò il paese ad una solitudine e a un deserto, e l'orgoglio della sua forza cesserà. I monti di Israele saranno devastati, non ci passerà più nessuno. Sapranno che io sono il Signore, quando farò del loro paese una solitudine e un deserto, a causa di tutti gli abomini che hanno commessi. Figlio dell'uomo, i figli del tuo popolo parlano di te lungo le mura e sulle porte delle case e si dicono l'un l'altro. Andiamo a sentire qual è la parola che viene dal Signore. In folla vengono da te, si mettono a sedere davanti a te, ascoltano le tue parole, ma poi non le mettono in pratica, perché si compiacciono di parole, mentre il loro cuore va dietro al guadagno. Ecco, tu sei per loro come una canzone d'amore, bella è la voce e piacevole l'accompagnamento musicale. Essi ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica. Ma quando ciò avverrà, ed ecco avviene, sapranno che c'è un profeta in mezzo a loro. Perché si compiacciono di parole, mentre il loro cuore va dietro al guadagno. Adesso Ezechiele 33, poi ve l'ho posto nel margine del video, in modo che voi con calma ve lo possiate leggere. Nella buona sostanza cosa vi sto dicendo? Un giorno saremo tutti quanti giudicati, ci mancherebbe altro, e ognuno di noi pagherà per le colpe che sta commettendo. Un giorno Dio saprà come fare giustizia. Oggi però noi abbiamo un compito importante, determinante, ed è quello di salvare chi non è ancora nella condizione di capire esattamente quale deve essere il suo comportamento da cristiano. Questo è un compito nostro, se ci reputiamo un attimino più giusti, più onesti o quantomeno più preparati, quello di allertare, di dire allontanati da malfattore. Non solo perché ti stai facendo prendere in giro, ma perché seguendo il malfattore ti stai allontanando da Dio e stai correndo un grosso rischio, che un giorno sarai anche tu
giudicato soltanto perché lo stai seguendo e stai facendo opere non giuste, sarei giudicato tanto quanto il malfattore. Allontanati da costoro che praticano la parola di Dio e la religione solo per un motivo, per il facile guadagno. Io ritorno un attimino al mio concetto. Se vi andate a leggere Atti 2 dal versetto 36 al 48 vi accorgerete cosa vuol dire gestire la comunità cristiana in armonia ed in sintonia con quello che è il progetto di Dio. Gesù non ha mai chiesto decime, non ha mai chiesto offerte. Gesù non si è costruito i palazzi. Gesù non aveva al suo servizio servitù. Gesù ci ha insegnato solo una cosa: amatevi come io vi ho amato. Amarsi come lui ci ha amato vuol dire condividere con il fratello tutto quello che è possibile condividere, non oltre ovviamente. Ma se noi continuiamo a trascurare chi è nella sofferenza e a correre dietro al cialtrone, all'imbroglione, e beh, di cristiano in noi non c'è nulla. Quindi io sto facendo un po' la sentinella, sono solo, perché vedo che quantomeno in Facebook non ce ne sono altri che stanno lottando come io sto lottando. Per questo vengo aggredito, mi si chiudono gli account, mi si manda il cavallo di Troia per bloccarmi il computer, ma siccome l'opera sta piacendo a Dio, costoro non ce la faranno mai. Non ce la faranno mai. Il Signore Dio questa sera mi ha messo vicino, perché dice che sentiva dalla finestra parlare e si incantò, disse, mi piaceva quello che io stavo dicendo perché stavo realizzando un video. Ho conosciuto una persona nuova, è un tecnico informatico, conosce bene il computer, ne ha parecchi in casa, mi sta dando delle dritte. Quindi, per esempio, mi ha lasciato un pennino piccolo dicendomi non collegare il computer quando sei in rete all'hard disk esterno perché ti ci possono mandare il virus, pensate quante ne possono combinare. Quindi disconnetti il computer, disconnetti dalla rete, poi carica l'hard disk grosso, ti cerchi il pezzo che vuoi postare, lo carichi sul pennino piccolo, si perderà molto più tempo e poi vai e lo posti. Quindi grazie a Dio che mi ha messo nella condizione di superare anche questo piccolo inconveniente. Gli imbroglioni non dovrebbero più vivere tra di noi. Gli imbroglioni dovrebbero vivere con noi se imparassero a gestire bene la parola di Dio. Ma noi non abbiamo bisogno di gestori, di istruttori, di pastori, di papi, di preti, no. Noi abbiamo Gesù che è il nostro pastore. Abbiamo la Bibbia che è la nostra guida, abbiamo una seggiola dove sederci e se ne possediamo un'altra la mettiamo a disposizione del nostro fratello. Dove due o tre sono in mezzo a voi, io sono lì con voi. Un fratello insieme a un altro fratello, mattone dopo mattone, costruiscono la fortezza e se chiedono aiuto a Dio, quella su quelle porte il maligno, il malfattore non riuscirà mai a prevaricare. Quindi la forza, per esempio, della Chiesa in casa è anche questa, visti i tempi. Riunirsi in 30, 40 onesti vuol dire non dare la possibilità al disonesto di entrare nel nostro circuito pulito e cristiano. Questo già risolverebbe tanti problemi, ma vedo che nicchiate perché o non mi capite, o non mi volete capire, o siete talmente indottrinati, imbambolati, che non riuscite a staccarvi, anche se molti mi stanno, e di questo ne sono felice, comunicando che hanno già fatto il passo indietro e quindi si sono allontanati. Ora, il mio augurio è che si possa mettere in atto Atti 2 dal versetto 36 al 48, realizzando tante comunità cristiane gestite nelle case dei fratelli, dove non essendoci spese non si dovrà più neanche come scusa dire fammi l'offerta, devo pagare l'affitto o la bolletta della luce. Non si dovrà più chiedere la decima perché nessuno diventa istruttore, nessuno può dire pagami, avvalendosi anche
dei versetti mal interpretati della Bibbia. Questa è l'unica soluzione se si vuole portare avanti la nostra vita da veri cristiani, non ce ne sono altre. Quindi, vi ho detto in poche parole, state lontani dagli imbroglioni, ma state anche lontani, specialmente sulle reti delle social network, da chi vi dice abbiate pazienza, sì, Romanino ha ragione, ma poi quando arriverà il momento giusto interverrà Dio e punirà i malfattori. Dite a questa persona, no amico mio, che Dio interverrà, ne sono pienamente convinto, però adesso faccio la mia parte e dichiaro che sei un imbroglione. Ho fatto la sentinella di Dio, ho allertato. Se tu caschi nella trappola, io davanti a Dio sono a posto, ho fatto il mio dovere. Ma se io non ti allerto e tu sei nella trappola, ebbene, pagherò tanto quanto te la colpa del fatto che tu sei caduto nella trappola. Ecco perché sto dicendo ai miei fratelli e alle mie sorelle che si considerano cristiani tanto quanto me, datemi una mano. Guardate che mettersi contro i delinquenti, contro gli impostori, non è poi pericoloso. Sono delinquenti e prima o poi i carabinieri stessi li acciufferanno quando avranno tempo di fare delle serie indagini. Perché non si possono fare le cose che fanno. Non si può dire ad un malato di cancro, di tumore, vieni, metti la decima sull'altare e io adesso ti guarisco. Non si possono fare queste cose qui. Certo, i carabinieri, le procure sono impegnate in un mondo turbolento come il nostro, lasceranno, stanno lasciando correre. Ma prima o poi qualche procuratore giovane e deciso uscirà fuori e allora comincerà a chiudere le porte di questi centri dove si pratica l'illegale truffa. È tutta illegale la truffa, ma questa è maggiormente vergognosa perché viene praticata usando il nome di Dio, gabbando le menti più debole, le menti più vulnerabili, chi è nella sofferenza. E questo è di una vigliacca azione. L'essere più meschino può colpire chi è nella sofferenza per speculare sopra alla sua sofferenza. L'essere più abietto, più vergognoso, la nullità delle persone possono fare cose di questo genere. Non è anticristiano parlare come parlo io, perché tu non puoi dimostrare amore a chi non dà amore. Chi mi inganna non lo fa con amore, lo fa con astuzia, lo fa con perfidia. Ebbene, io devo difendermi, e per difendermi talvolta devo essere anche un po' più duro, anche per scuoterli, per farvi capire che è da stupidi cadere nella trappola degli imbroglioni. Ho fatto la mia parte, ho continuato e continuerò così sino alla fine. Solo la morte mi fermerà. A risentire.